Il secondo giorno del G7 pugliese è quello della firma sulle conclusioni del vertice. Ci sono l'appello per la pace in Medio Oriente e il piano Mattei, il monito per la riduzione dei diritti delle comunità LGBTQI+ e la lotta al traffico di esseri umani, il sostegno a Kiev, ma non l'aborto, come contestato dal presidente francese Macron, a Borgo Ignazia e l'esordio di Papa Francesco. Bandire le armi letali autonome, nessuna macchina dovrebbe poter decidere se togliere o meno la vita ad un uomo, spiega davanti ai leader schierati e a Giorgia Meloni. L'intelligenza artificiale è uno strumento affascinante e tremendo. Questo è proprio il caso dell'intelligenza artificiale. Spetta a ognuno farne buon uso e spetta alla politica creare le condizioni perché un tale buon uso sia possibile e fruttuoso. Grazie. All'esterno del Media Center in Fiera del Levante, intanto a Bari, alcune decine di attivisti di Extinction Rebellion lamentano la restrizione degli spazi democratici, il dissenso strozzato, spiegano dai grandi del summit. Alcuni si arrampicano sui tralicci delle vele all'esterno. Ancora qualche ora e poi toccherà alla Premier tracciare il bilancio finale del summit.